Se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite. Pace e unità nella diversità sono i valori messi nuovamente al centro in occasione dello Europe Day, la festa dell'Europa che si celebra in tutti i paesi dell'Unione il 9 maggio. Una data non casuale, era il 9 maggio 1950 quando l'allora ministro degli esteri francese Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa Unita, espose per la prima volta l'idea di una nuova forma di collaborazione politica tra gli stati d'Europa che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee. Una festa che quest'anno l'autorità di gestione del Port Fesr Sardegna ha celebrato con 5 appuntamenti nell'isola, Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e Olbia. Un evento ricco di iniziative studiate per far conoscere ai cittadini le attività messe in campo dall'Unione Europea per il loro quotidiano. E i protagonisti dell'evento, quest'anno più che mai, non potevano che essere gli studenti sardi, dal momento che la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato il 2022 Anno Europeo dei Giovani. Gli spazi della Manifattura Tabacchi di Cagliari hanno ospitato oltre 400 studenti delle scuole superiori dell'isola, coinvolgendoli in quiz, dibattiti, premiazioni, momenti di sport e di musica. È importante sfruttare queste occasioni per capire quali sono le opportunità dell'Europa, perché poi il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale è uno dei principali fondi di coesione, quindi è la parte attuativa della politica europea attraverso un fondo, in particolare un fondo che parla di ricerca, di innovazione, di investimenti, molto vocato alle imprese, alla sostenibilità economica, quindi ci sono diverse assi e misure su cui possiamo realizzare quello che sono inizi, cioè le cose più importanti di questo percorso di programmazione all'interno della regione Sardegna. È un programma, tra l'altro, non solo, era già un programma importante nella scorsa programmazione, oltre 900 milioni di euro, in questa programmazione aumenta, quasi raddoppia, a 1 miliardo 540 milioni. Quali possono essere le grandi occasioni che l'Europa offre alla Sardegna e che la Sardegna sta cogliendo? Perché rimanere in Sardegna per alcuni non sia solo un ripiego? Ecco. E questo è forse il tema più importante di oggi, non a caso ci sono tanti giovani in questa giornata, perché il messaggio è a loro che deve arrivare. Noi abbiamo avuto dei benchmark incredibili in Regione Sardegna, anzi unici a livello europeo. Sono programmi che hanno speso decine di milioni di euro per i nostri giovani e dobbiamo aumentare il ritorno di questi giovani, perché ci sono però dei settori emergenti su cui in particolare questa giunta ha investito tanto. Pensiamo all'archeologia, che oggi su tutte le cronache italiane e europee, nazionali e internazionali, come centro di programmazione. Tra l'altro abbiamo un importante accordo con la Columbia University, che sta sviluppando negli Stati Uniti oggi una mostra perenne su queste attività. Quindi ci sono dei settori in cui possiamo attrarre, ho detto archeologia, ma in particolare innovazione. L'obiettivo 1 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale è l'innovazione. Ecco, l'innovazione digitale sta stravolgendo un po' il sistema lavorativo e di skill a livello europeo, e la Sardegna ha delle capacità, degli skill già assolutamente sviluppati. Su questo dobbiamo investire ancora di più e fare in modo che i giovani restino in Sardegna per sviluppare queste capacità. Timussi, un'ultima domanda, spesso non solo per i giovani, ma forse ancora di più per le persone, per gli adulti. L'Europa è qualcosa di vissuto come molto lontano, un'entità lontana, anche se in realtà non è così, perché tutto quello che noi facciamo, moltissime attività, praticamente tutte le attività che facciamo, sono supportate dall'Europa. Quanto sono importanti eventi come quello di oggi per far capire ai cittadini che l'Europa sta in mezzo a noi? Secondo me, ecco, su questo ancora abbiamo tanta strada da fare, lo dico in senso critico, in critica costruttiva. La gran parte delle risorse che noi spendiamo vengono dall'Europa, quindi il problema è che non è solo un'opportunità in termini di risorse finanziarie. L'Europa deve ancora di più comunicare e far capire a tutti quali sono tutte le opportunità fuori ai tecnicismi. Ecco, si parla ancora troppo di tecnicismi, ci sono ancora troppi elementi che allontanano l'attenzione dei giovani e dei meno giovani e che aumentano le difficoltà a capire cosa vuol dire Europa oggi. Ecco, su questo abbiamo da lavorare, bisogna fare più giornate come questa per capire che le opportunità sono lì, sono vicine, basta un po' di curiosità, basta aumentare quello che è la comunicazione efficace sugli strumenti europei
Questo basterebbe avere un'Europa più coesa e non, diciamo, un aggregato di risorse finanziarie o di tecnicismi che invece non è l'Europa. Io per esempio ho beneficiato dell'Europa da ragazzo, ho avuto la fortuna di fare, quando ero molto giovane, un master a Bruxelles che mi ha aperto un mondo che non conoscevo e quindi ho fatto un po' la mia fortuna professionale. Ecco. Certo, e Bruxelles comunque era la sua casa. Perché? Sì, perché ovviamente farlo lì, in quel contesto lì, dove si viveva Europa dalla mattina alla sera, mi ha aperto un mondo che io, non conoscendo, venendo da un'isola, l'isola purtroppo è isola, quindi però mi ha aperto un mondo che mi ha aiutato tanto nella mia carriera professionale, perché ho sempre fatto qualsiasi cosa sfruttando le opportunità dell'Europa. Il primo appuntamento è stato un talk sulle opportunità che l'Unione Europea offre oggi ai giovani. Sono intervenuti, tra gli altri, l'autorità di gestione Porfesre Sardegna, Massimo Temussi, e la consigliera di parità regionale, Tiziana Puzzolu, con cui si è parlato delle misure messe in campo dall'Unione Europea per la conciliazione tra la vita lavorativa e quella familiare delle donne, tema quanto mai attuale anche alla luce dei risultati del recente report di Save the Children, Le Equilibriste. Il problema della conciliazione tra la vita lavorativa e quella familiare è il grande fardello delle donne, che non è solamente legato alla maternità, ma è legato, secondo me, a tutto l'arco della vita. Cioè le donne e le lavoratrici si trovano a dover affrontare il tema della conciliazione dell'assistenza familiare da quando hanno loro stesse dei figli fino a quando devono assistere dei genitori che diventano anziani e diventano un loro problema. E qui è l'equilibrista, effettivamente è una frase assolutamente, assolutamente azzeccata. In Sardegna un ultimo atto, diciamo, sotto questo punto di vista, un aiuto, è stato il recente avviso dell'assessorato del lavoro, i voucher per le donne, quindi il voucher conciliazione per le donne libere professioniste, che è un target assai dimenticato, nel senso che non erano quasi mai state oggetto di interventi specifici. E un altro intervento che mi sembra assolutamente di primissimo rilievo con i fondi del PNRR, il bando sull'imprenditoria femminile, che era, diciamo, molto atteso, perché erano anni che gli interventi sull'imprenditoria femminile, quindi con interventi anche finanziari, e anche a fondo perduto, diciamo, ecco, perché è quello che ci si aspetta, perché se no non si capisce quale sia il sostegno, che speriamo possano dare grandi risultati. In particolare la dotazione finanziaria è notevole per quanto riguarda l'imprenditoria femminile, e devo dire, per tornare al voucher sulla conciliazione, anche lì l'importo fino a 7.000 euro è di tutto rispetto per poter assolvere a queste esigenze. Presente anche Willy Brod-Sloiters, capo unità del DG Regio per Italia e Malta, con cui gli studenti presenti in sala hanno conosciuto gli strumenti messi loro a disposizione dall'Europa perché possano formarsi ad alti livelli e fare impresa nella loro terra di origine. Una bella parte del nuovo programma che finanziamo noi, che è il cosiddetto Porfesre Sardegna, si rivolge verso i giovani.
I giovani sono un focus perché? Perché vediamo che in una regione come la Sardegna, ne stavamo discutendo anche con i gestori del programma, c'è un reale problema di fuga dei giovani, fuga dei cervelli. E questo ovviamente non spinge davanti lo sviluppo della regione, che è la nostra missione principale, sviluppo regionale. Dunque, ciò che tentiamo col programma è di sviluppare varie azioni per far sì che i giovani, con i tanti talenti che hanno e con la buona istruzione che ricevono qua, poi trovano anche un impiego qua. E, o meglio ancora, che trovano la possibilità qua, che diamo noi la possibilità a loro di crearsi la propria impresa. Un giovane ricercatore che esce dall'università ha bisogno di varie cose per poter pian pianino pensare a commercializzare le sue idee che provengono dalla sua ricerca, per aiutarlo in tutto questo percorso dall'inizio fino a quanto diventerà una reale impresa che può stare in piedi anche da solo, perché questo è ovviamente lo scopo finale, diciamo. Metà mattina, spazio al divertimento con lo Europe School Contest, un quiz sui temi dell'Unione Europea. Tra risate, conferme e scoperte, gli studenti hanno potuto conoscere meglio la loro Unione. L'evento ha visto l'intervento dello scrittore, autore televisivo Flavio Soriga, che ha raccontato cosa significhi per lui essere cittadino europeo. Essere in Europa vuol dire poter andare a lavorare a Parigi come panettiere a 18 anni o a Berlino come meccanico a 40, poi magari tornare in Sardegna, non sto dicendo che è solo una via di fuga, è una via di crescita per andare e tornare. Quindi, al di là delle battute su quanto può essere complicato l'Europa, io che di lavoro invento storie ho una enorme gratitudine per chi invece lavora duramente per spiegare ai ragazzi i meccanismi. E questo evento di oggi funziona così, cioè si spiega ai ragazzi come si arriva da un progetto europeo, da un piano strategico di 6 anni a una legge sulla viabilità quarto. Evento ispirato dalla pace, unità nella diversità, non potevano dare spazio allo sport. I ragazzi presenti allo Europe Day hanno potuto conoscere e provare negli spazi della manifattura 3 diverse discipline sportive considerate a torto minori: badminton, scherma e calcio balilla. Per il badminton, in Sardegna è peraltro attivo un progetto pilota che ha portato alla nascita di una società sportiva che attualmente è vicecampione nazionale. In Sardegna abbiamo inaugurato, dopo il primo lockdown, quello del 2020, siamo riusciti, sempre all'interno del progetto pilota, che è un progetto d'eccellenza a livello nazionale, a fare un camp estivo che è stato il primo camp in assoluto dedicato a ragazzi e ragazze delle scuole, in cui si è fatta attività sportiva gratuita, attività sportiva badminton, air badminton, calcetto, scherma, attività artistiche di inglese. E già nell'estate del 2020 quello fu un primo segnale di rinascita, sembrava che fossimo fuori dall'incubo, poi in realtà c'è stato un altro anno e mezzo.
Adesso rivedere ragazzi che dopo questi 2 anni segnati da didattica a distanza, ritorno in presenza molte volte a singhiozzo perché poi tornavano a scuola e poi con le regole sui contagi erano costretti di nuovo a rimettersi a distanza, vederli tutti quanti insieme, partecipare a questa manifestazione in presenza, riappropriarsi della loro socialità, partecipare e vedere oggi quanto è importante, quanto è bello il messaggio di unità, di pace e di fratellanza portato avanti dalla nostra Unione Europea e fare anche delle attività così ludiche all'aperto tutti quanti insieme è stata veramente una bella soddisfazione. Nel corso della Festa dell'Europa a Cagliari si sono anche tenute le premiazioni delle scuole sarde vincitrici di ASOC, a scuola di Open Coesione, il progetto di cittadinanza attiva aperto alle scuole superiori giunto alla sua 8ª edizione. Nato in Italia, ASOC è stato recentemente presentato alla Commissione europea con successo. Da lì altri paesi europei hanno iniziato a svilupparlo, come per esempio la Francia. A sostenere a scuola di Open Coesione, sin dalla prima edizione, i centri Europe Direct. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale si occupava e si occupa di cercare di portare quegli investimenti su, si chiamano anche fondi strutturali, quindi su infrastrutture scolastiche o anche infrastrutture come questa in cui siamo oggi, qua la manifattura dei tabacchi è stata riattata grazie ai nostri fondi, per cercare di dare nuovi spazi e nuovo slancio all'economia sarda in genere. Mi viene in mente adesso dalla chiacchierata che stiamo facendo che spesso appunto queste opportunità non sono conosciute approfonditamente dai cittadini. Quindi quanto importante è una giornata come quella di oggi, quella del 9 maggio, si prende appunto come pretesto o la giornata dell'Europa, appunto il 9 maggio, per far conoscere ai cittadini, soprattutto in questo caso i più giovani, quali sono le opportunità che l'Europa dà. Quanto sono importanti giornate come queste? Assolutamente essenziali, il 9 maggio appunto della dichiarazione di Schuman, il 9 maggio per noi è importantissimo e permette appunto di dare un pochino più di attenzione a quanto è importante l'Europa. Ricordiamo che l'Europa sono 70 anni di pace, sono 70 anni di solidarietà, sono i paesi fondatori, erano pochi. Adesso siamo una famiglia di, eravamo 28, 27 paesi e abbiamo dato al mondo l'esempio di una cooperazione pacifica e se chi sa la storia d'Europa sa che i conflitti si sono susseguiti periodicamente e che solo questo è il più lungo periodo di pace praticamente dall'impero romano in poi. E speriamo che l'Europa possa ancora continuare a dare questo esempio di pace. Importante per i giovani vedere tutte le opportunità che si aprono e ci sono opportunità a livello di svago, di viaggi, ci sono opportunità a livello di studio, ci sono opportunità a livello di volontariato, ci sono opportunità a livello di lavoro.
poi spazio ai talk sulle principali sfide che l'Unione Europea ha abbracciato da qui al 2030, dai vantaggi dell'investire nell'edilizia sostenibile per lo sviluppo dei territori alle opportunità concrete che l'Unione Europea ha offerto alle comunità montane. Con l'ingegner Marco Mari, che è il presidente del Green Building Council Italia. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito a parlare con noi. Iniziamo, ingegner Mari, prima di tutto a definire il Green Building Council Italia. Di che cosa si tratta? È un'associazione che nasce nel 2008 in provincia autonoma di Trento, nella sostanza, fondata da un numero abbastanza rilevante di soci fondatori. È un'associazione no profit che si occupa di trasformare il mondo dell'edilizia e dell'ambiente costruito per dare risposte sostanzialmente alle esigenze dell'uomo e dell'ambiente. Quindi è sostanzialmente un insieme, una community di organizzazioni. Aderiscono alla nostra associazione tutte le associazioni della filiera, da 13 università a soci come Legambiente, piuttosto che Italcementi e piuttosto che altri, come studi di progettazione e società di produzione di prodotti, materiali o edifici. E questo perché l'obiettivo è proprio quello di definire ed aiutare nel definire le buone pratiche che permettono alla edilizia di avere un minore impatto. Quanto investire nell'edilizia sostenibile, adesso che poi è uno dei pilastri conclamati dall'Europa, quello della sostenibilità, può essere importante per la crescita economica e anche per la ripartenza dell'Italia dopo gli ultimi anni della pandemia, la crisi energetica degli ultimi mesi? Ma diventa centrale investire in questa filiera proprio perché è una filiera molto ampia, quindi capace di produrre molto lavoro sui territori nazionali. E dall'altra parte è importante perché l'Europa e il mondo ci ha già indicato un percorso e una strada. Con il Next Generation Europe, i fondi che arrivano dall'Europa, si è declinato anche un programma che si chiama Renovation Wave, proprio dedicata alla rigenerazione urbana. Ecco, però l'Europa ci chiede rendicontazione, vuole sapere nella sostanza per ogni euro investito quanta energia in meno, quanta acqua in meno, quanta economia circolare in chili in più produciamo, quanta salubrità, quanti posti di lavoro. Insomma, vuole sapere non solo che abbiamo messo a dimora i soldi, ma che abbiamo prodotto un qualcosa di più, degli elementi appunto che non impattano o riducono fortemente l'impatto sull'ambiente. Maggio, la festa dell'Europa, un momento importante dedicato soprattutto ai giovanissimi per parlare delle opportunità che l'Europa dà ai nostri territori. Parliamo delle opportunità che dà ai territori dell'interno della Sardegna, che stanno vivendo da anni le conseguenze di uno spopolamento e di una denatalità alti. Quali sono le opportunità che sta dando l'Europa per sostenere i territori? Ma intanto io parlo dei 5 anni appena trascorsi, sono stati 5 anni di intensissimo lavoro. La più grande opportunità che hanno dato i fondi europei al nostro territorio è quello di vederci collaborare insieme, che forse è la più grande vittoria. Poi al di là dell'importo dei finanziamenti che sono arrivati ai nostri territori, l'essere riusciti non a dialogare faccia a faccia solo con la regione, ma con il nostro territorio, quindi più comuni messi insieme che insieme, mi ripeto, dialogano per trovare idee comuni su cui svilupparsi, forse è il migliore dei traguardi.
Insieme ai comuni del nostro territorio, alla nostra comunità montana, abbiamo ragionato insieme di turismo, di ambiente, di prospettive territoriali, di imprese che volevamo si sviluppassero e nuove attività, proprio perché non ci riteniamo un'entità singola dei comuni, ma dobbiamo ragionare insieme di territorio, ragionare insieme di quelle che possono essere insieme le opportunità di tutti. Forse questa è la più grande opportunità. Poi sono arrivati ovviamente tanti bei finanziamenti che tutti insieme abbiamo usato molto spesso questa parola insieme, ma mi piace davvero che sia la parola principale di questo quinquennio di programmazione europea che abbiamo fatto con gli altri comuni. Grazie a questi finanziamenti abbiamo realizzato infrastrutture sia sportive, abbiamo sviluppato temi di coesione sociale, abbiamo sistemato le nostre scuole e poi fatto progettazione turistica collettiva, perché non esiste, io vivo in un paese di montagna, la montagna non può avere un confine dove finisce il comune di Forni e inizia quello di Orgosolo o viceversa. La montagna la dobbiamo intendere come un bene di tutti i cittadini, che poi è quello che immaginiamo per l'Europa, che sia un'Europa dei popoli e non Europa di tanti stati, sì, insieme. Sì. Una festa che ha messo al centro i giovani, presente e futuro dell'Europa, e che si è conclusa con l'Inno alla Gioia, suonato dal vivo e in contemporanea a Cagliari, Sassari, Nuoro, Olbia e Oristano.